Oh, allora, tornando a parlare di vacanze, siccome la qui presente mi ha invitato ad andare in vacanza, ma però sta facendo tutto siamo lui amici, comunque, siamo no? amici, e io con gli amici vado in vacanza, ma un uomo e una donna amici in vacanza possono andare senza far succedere niente? Certo, sei proprio un bigotto. Vabbè. Scusa, però ti dibatti tanto per le unioni civili, per tutte cose, apertura mentale, poi due persone vanno in vacanza, non possono andare. Ma è la domanda che sto facendo agli ascoltatori, che c'entri? Okay. Io per me sì, Gigi no, per esempio. Gigi no. Secondo me te ne scappi dopo mezza giornata, ti rincorri con la camicia. Così. Poverino. Cioè a voi è mai capitato di andare, mi rivolgo alle donne, agli uomini, con un amico, con un'amica in vacanza? E non è successo niente? Cioè avete lasciato il rapporto immacolato? Così. Ok, ditecelo. Va bene. 347-72-72-274. Stavo leggendo la pagina Twitter di Renzi, madonna, no. Perché un'azienda leader nei freni ci indica come accelerare? Che cazzo vuol dire? In che senso? Che l'azienda magari va bene, produce i freni, ci dice come accelerare, vabbè. Ah, ok. Vabbè, comunque. Io credo che come spalla comica Renzi potrebbe aiutare molto negli spettacoli. Ha detto Valentino Rossi, bravissimo, è caduto. Anzi, no, non è caduto. Si è rotto il motore. Non la Ferrari è fortissima. Lui. Si rompe il motore. Cioè, quello dice a noi goofy, ma lui appena dice una cosa, soprattutto nello sport. Lo vuoi un consiglio? Non ti far notare da lui. Tipo, bello quel servizio. No! Oppure dici, Spinoza, stai sereno. No! Non sia mai. Vabbè, comunque, nessuno mi vuole portare in vacanza quest'estate. Quindi io a questo punto me ne vado con la Boschi. Sì? Sì. Con la Boschi? Sì, chiediamo un prestito a Banca Etruria. tanto il padre, così. E ce ne andiamo. Con i soldi di tanti italiani che sono disperati. Perché c'è a me lei li dà, che me ne frega a me. Vabbè, che te ne frega, scusa. Ma hai notato che lei riesce a parlare per tanto tempo senza dire nulla? Ma in che senso? Che retorica. Tu, no, che tu che spar mezz'ora, dici, vabbè, ma la Fitch cosa ha detto? Boh. Vedi che quella è una qualità, Mo, parlare senza dire niente, vedi che un po' come Dolcenera The Voice of Italy. Parlava. The Voice, onestamente, non lo vedo più. Prima lo vedevo le prime volte. Mo, diciamo, alla fine sono tutti uguali. Infatti, il calo degli ascolti c'è stato. Ma sì, ma è logico, perché hai capito? Cioè, poi alla fine ti scocci. Quindi, morale della favola, dove vai in vacanza? Io dove vado? A questo punto non lo so, visto che non mi ha invitato nessuno, me ne vado a Santo Spirito. A Santo Spirito? A Santo Spirito, vicino a Bari. A San Girolamo. A San Girolamo, fresco, si torna a casa a dormire, non devo prendere una... Comunque, posso dire una cosa, che Jimmy mi è mancato oggi. Perché hanno detto, vedi che oggi fare la trasmissione con una ragazza, ecco. Però Jimmy mi è mancato. Musica triste ci vorrebbe ci adesso. Ci vorrebbe proprio gli amici. Aspetta che sta scrivendo Mimmo da San Vito de Norma. Mimmo, dici veloce. Pinuccio, se proprio non sai dove andare, è scattato qua una cosa che va bene. Congiura contro Mimmo. Mimmo non si riesce a leggere, però forse mi invitava a casa sua. Mimmo, se vuoi vengo, noi siamo 12 in famiglia. Allora Mimmo, dove vai in vacanza? Vabbè, non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere, però era San Vito de Norma, è un bel posto San Vito de Norma, bisogna dire il castello, che bello. Sabino invece te lo porti dietro? Sabino, tu, ma no, Sabino non vieni con me. No. Cioè, lavora tutto l'anno con te, poi lo lasci. Sei proprio un amico, cioè. Sabino, tu dove vai a mare? A Mariotto. Radio Selene. Radio Selene. La Puglia è in onda. Quindi, amicizia, uomo, donna, esiste o non esiste? Vabbè, mo dobbiamo dire il fatto che dobbiamo salutare tutto qua. No, devi dire solo sì o no. Esiste pure uomo, e donna. Mistero svelato. Sì, esiste. Uomo, donna. Trans uomo, trans donna. Siamo a Selene, siamo liberi. Quindi mo dobbiamo salutare proprio. Allora, mi raccomando, Pinuccio, quindi non piangere. Quindi questo è l'ultimo saluto, deve essere proprio una cosa commovente, giusto? Perché poi non si sa quando ci vediamo, Un ciao dentro un addio. Proprio una cosa poetica ci vorrebbe? Sì. Ciao.